Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova run map. L'anno scorso, quindi ormai mesi fa, ho portato una mappa che è il prequel della mappa di oggi. Quella mappa si chiamava The Reality of Dreams, vale a dire la realtà dei sogni, ed è stata una delle mappe horror più belle che io abbia giocato in Minecraft, nonché una delle poche che sia riuscita davvero a spaventarmi. Quindi ragazzi, è successo che ieri ho visto il rilascio del seguito finalmente dopo mesi di ritardo, perché l'attendavamo da dicembre, e oggi ho deciso di farci subito un video. Ragazzi, benvenuti nel seguito di The Reality of Dreams. Non vedevo l'ora di portarvi questo seguito sul canale e ora ci siamo. Prima di tutto vi chiedo di lasciare un like. Vi consiglierei di spegnere la luce e di guardare questo video al buio per calarvi nella parte. E a proposito, è il caso di fare un po' di atmosfera anche qui, che ne dite? Ok ragazzi, non sono nel buio totale perché sennò non si vedrebbe tutto nella facecam, ma è tutto abbastanza buio. Mi voglio calare nella parte perché voglio che questa mappa sia bella come la scorsa. Per essere bella ci dovrà far cagare sotto. Eravamo rimasti catturati da un pazzo, da un maniaco all'interno di un ospedale. Vediamo come continua. Ok, il team Block Sanity presenta Living Nightmares, un ospedale diroccato. E noi ci stiamo per entrare. Oh mio Dio ragazzi, ci sono fogli sparsi ovunque. La musica è molto inquietante. Ok. Oh, sono tipo sul letto e sono ferito. Bisogna di andarmene subito. Ok ragazzi, c'è una musica incredibile. Spero mi si senta abbastanza bene. E da che parte andiamo ragazzi? Cioè, è tutto abbastanza illuminato, perlomeno. Non ho oggetti, sono invisibile. What? Ok. Non facciamoci troppe domande. Una siepe. Uffici. C'è un libro qui. Una lista della spesa, di aghi, cose di questo tipo. Ok, andiamo avanti. Cerchiamo di depredare tutte queste chest. Qualcosa è andato incredibilmente storto. Non so che cosa, ma si sono stoppate le comunicazioni dal resto del mondo. Abbiamo deciso di mandare Carl là fuori per vedere che succedesse. Ragazzi, la musica si è stoppata. Ed è abbastanza inquietante tutto ciò. Tutti sti fogli. Che sembra che... cioè, qualcuno ha fatto... oh, Dio. Siringhe mezze piene e forbici. Non promette per nulla bene. Ok. Tutte ste melopi? Noi ce le prendiamo. Però non so che cosa potrebbero servire. Questo è il grande inizio del progetto WOM 3. È un esperimento sulla trasmissione dati, in qualche modo, alla velocità della luce. Là fuori si vede qualcosa. Ok. Si vede all'aperto. Ma non possiamo scappare. Ah già, oh raga, dove devo andare in tutto ciò? Questa porta non si apre. Torniamo indietro, proviamo ad andare da questa parte, ragazzi. C'è un silenzio. Oddio, c'è del sangue qui. Qualcosa succederà. Prima o dopo qualcosa succederà, lo so già. Farà prendere un colpo, sicuramente. Obiettivo. Trova la chiave per il power closet. Ok, abbiamo trovato l'ascensore. Ma non hanno energia, quindi dobbiamo ripristinare la sorgente dell'energia dell'ascensore. Come però? Come? Dove si ripri... c'è una chest lì, aspetta. Riesco a prenderla da qua, probabilmente. Sì! Power Closet Key! Ok, perfetto. Oggi sono riuscito a rubare la chiave del Power Closet. Cioè, un errore. Ok, ragazzi, dove devo inserire questo coso, però? Raga, io non ho idea di dove inserirlo. Qualcosa non va. Ci hanno detto che il dottore ha iniziato a comportarsi in maniera strana. Non abbiamo ricevuto abbastanza cibo. Devo trovare... che cosa c'è che non va prima che Cara muoia? Devo provarle che non sono impazzito. È morta di malnutrizione oggi. I pazienti di questo ospedale sono morti di fame. Il dottore è impazzito in qualche modo. E noi siamo usciti da qui. Se sono morti di fame, perché è pieno di sangue? Credo abbia molto senso, no? Oh mio Dio, ragazzi, che è sta roba? Non apre qua? Mi è sparita la chiave, aspetta. Ehi! La mia chiave è scomparsa! Ho cliccato qui, in qualche modo è scomparsa la chiave. Che diamine vuol dire? Ok ragazzi, ho tolto la porta con i comandi. Credo che la chiave è scomparsa quando sono arrivato alla porta, perché la porta si doveva aprire, ma qualcosa non ha funzionato. E infatti vedete, activate emergency generator. Quindi sì, era qui dietro. Premiamolo. Questo dovrebbe funzionare. Ehi, abbiamo attivato il generatore d'emergenza, ma non si vede più nulla. Io ho un pochino di panico, perché... ok, funziona. Siamo dentro. Cosa devo fare, mo? Premi. L'ascensore sta scendendo. Con questa posso salire e scendere? No, siamo bloccati qui. Devo trovare
il magazzino praticamente. Ok, questo. Oh ragazzi, quanto non mi piace sta situazione. Ma che è questo materiale organico ovunque, rosso? È sangue coagulato. Guardate che macello. Ehi, questo è il magazzino, credo. Giusto? Devo forse trafugare qualcosa da qui. Che non posso... non posso entrare apparentemente da qua. Troviamo un modo, ragazzi. Si sta facendo tutto molto inquietante. Eccoci. Dai, è per forza questo il magazzino di cui parla. Cosa dovrei trovare in questo magazzino? Che cosa? Non ne sono così certo. Oh, una pala. Può rompere la concrete powder. La... ragazzi, è successo qualcosa di molto strano. Mi è venuto un mezzo infartino. Aspetta, la concrete powder, perché mi hai messo qui? The change. Changes. I cambiamenti? Cosa vuoi dire? Non è concrete powder questa. Ok. Find the security office to open the gates. Devo andare di qui forse? Sì, ragazzi, c'è un passaggio. Oh cavoli ragazzi, stiamo per scendere ancora. Il fatto che si è stoppata la musica così di colpo mi ha inquietato più della musica stessa. Dove sono gli uffici della sicurezza? Chiuditi dentro. Che cos'è questa? Perché c'è della luce? Paziente speciale 2? Oh. Oh, ok. Sembra una faccia. È una faccia. Potrei per sempre sentire il pentimento. L'isolamento è la medicina perfetta. C'è sempre colpa là fuori. Ci sono dei teschi. È enorme questo posto, ok? Io non so dove guardare. Ci sono un sacco di... cazzo! Che cos'è sto robo? Ma sei fuori? What? Ehi! Il dottore... è... immobile? Mi dovevi... oh! 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 Ma che cazzo? Ragazzi, ma siamo impazziti! Cioè, qualcosa che non è andato. Mi doveva forse attaccare? O era una visione? Perché sono tornato all'inizio? Fatemi vedere. È ancora tutto distrutto lì. Merda, è laggiù. Ok, ragazzi. Ok. Non so cosa stia succedendo, ma lui è qui fuori. Operating room? Forse qui dovevo andare? Operating room? Che succede qua? Ci sto capendo più niente. Ci sono altre scale qui. Come faccio a scendere? Come? Come? Filtrazioni di acqua? E qui? Perché c'ho un letto volante? Ho capito. Non sono letti. Ho capito cosa sono. È la stanza dei cadaveri. Merda, è qui, ragazzi. Oddio, raga. Oddio, no, si muove. Si muove, sì. Fanculo. C'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa... sono sicuro che mi doveva aggrare malamente, però... open gates. Aspetta. Premi. Ok. Si sono aperti i passaggi delle scale. Perfetto. Torniamo lì. Posso scendere? Scendiamo assolutamente. Di certo non me ne posso stare lì fermo. Non c'è niente. Scendiamo ancora. Lì sembra di intravedere un'uscita, ma... non so se fidarmi, onestamente. Queste stanze sono tutte vuote? Tutte vuote? Davvero? Apparentemente sì. Raga, ci sta chiamando lì. Cioè, quella è l'uscita. C'è un'uscita anche da questa parte. Però, aspetta, potrebbe essere tutto un troll. Entry hall. Pazienti. Entry hall là, ok. Questo è l'ingresso, ragazzi, è l'ingresso. Ok, ci siamo. Ci siamo. Siamo fuori. Siamo fuori. Fatemi uscire. Ok. Ragazzi, siamo in qualche modo fuggiti. Credo. Sì, siamo fuggiti. Beh, ragazzi, siamo riusciti a scappare dall'ospedale. Posso dire che ci sono un po' rimasto male. Ho incontrato qualche bug in questa mappa. La scorsa mappa era totalmente perfetta. Era ineccepibile. C'era molta più roba di questa. Io temo che in qualche modo, essendo buggata, si sia saltato qualcosa. Il dottore agiva in maniera strana, cioè mi aspettavo qualcosa di più aggressivo, letteralmente. E poi, infine, sono riuscito a scappare fuori. Forse il dottore mi voleva semplicemente seguire e io devo fuggire dall'ospedale, ma
Neanche una cutscene finale, niente di niente. Ok ragazzi, mi sono andato a cercare altri gameplay di questa mappa. Non l'ha giocata nessuno al momento in cui la sto registrando. Ho trovato un solo video americano dove hanno risposto i creator della mappa scusandosi di un qualche glitch. Ma a quanto pare questo youtuber l'ha finita nello stesso modo mio, quindi non c'è altro, è finita qui. Un po' ci sono rimasto, mi ha fatto spaventare il dottore in quel momento, ma pensavo qualcosa di più come la scorsa mappa. Qualcosa è andato storto, o nei piani dei map maker, oppure qualche bug. Mi dispiace un sacco di sta cosa, mi ha fatto prendere comunque un grosso spavento in quel momento. E l'atmosfera c'era un sacco. Però il finale è stato quel semplice e ti fa dire, no, ci deve essere un inganno, adesso mi riporta dentro, succede qualcosa di brutto. Invece no, era davvero così. Ragazzi, spero che comunque vi abbia divertito questa mappa, mai come la prima. Comunque vi lascio in descrizione il download se vi interessa, noi ci vediamo presto con altri video. Un saluto da Iron Blaze, ciao a tutti!